Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Blog News. Io sono Mirko Goldoni, sono qui per presentarvi il mio libro d'esordio, Progetto Mnemosine. In questo romanzo i due protagonisti, un professore del MIT di Boston e il suo più promettente allievo, con l'aiuto di un sofisticato elaboratore, iniziano a sondare i ricordi. Inizialmente i propri, sempre più in profondità, poi, affinando le tecniche, anche quelli di altre persone. Questi viaggi diverranno sempre più avvincenti, ma allo stesso tempo sconcertanti. Il professore rivelerà la propria vera identità, mentre il ragazzo verrà sempre più turbato da quella piena di ricordi che dovrà iniziare a gestire. Noi siamo i nostri ricordi. Cosa ci potrebbe succedere se a questi sovrapponessimo quelli di altre persone? Il nostro io, fatto di memorie ed esperienze, rimarrebbe tale? Cosa sarei potuto diventare se... Sono questi alcuni dei dubbi che attanagliano i personaggi di questo romanzo di fantascienza introspettiva. Un viaggio nell'uomo e nel potere dei ricordi. Un viaggio anche fisico che porterà il professore fino al Corno d'Africa, da dove tornerà con un carico di verità scottanti. Un fardello di ricordi che il ragazzo aveva dimenticato o forse aveva voluto cancellare. È preferibile la forza che ci arriva nel reagire ad un ricordo triste o la contagiante speranza che nasce da uno felice? L'oblio è una condanna o una salvezza? Spero di avervi incuriosito, quel tanto che basta per spingervi ad acquistare Progetto Mnemosine, un libro di Mirko Goldoni edito da Mosaico Edizioni. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Blog News.